5 consigli che ti faciliteranno la vita live. Praticamente oggi sono arrivato in questo posto e ho trovato questo bellissimo treppiede qui. Quindi ho detto, oggi devo fare un video per forza. Prima di cominciare ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, come sempre non odiatemi, lo so che ve lo dico sempre, ma è importantissimo ed è ancora più importante che cliccate sulla campanellina. È tutto blu, lo so, però vabbè. Andiamo allora, per prima cosa vi faccio vedere una roba super figa che serve quando andiamo a perdere una bacchetta. Eccola qua, questo è un portabacchette che mettiamo in questo modo subito sotto il Charleston e ci serve nel caso in cui perdiamo una bacchetta. Se noi stiamo suonando e la bacchetta ci cade, basta che la prendiamo di qua e ce l'abbiamo subito in mano. Il consiglio che vi do è ovviamente di tenervi questo, ma questo solo per la parte sinistra, quindi per la parte destra tenetevi anche un portabacchette, così che se con la mano destra vi cade la bacchetta siete subito pronti per prenderla. Seconda cosa, andiamo davanti. Non ho la cassa microfonata perché praticamente il mio microfono è all'interno, non so se lo vedete, provo a entrare dentro, eh. Eccolo qua, dovreste vederlo. Questo affare qua con questi tiranti, che non mi ricordo più adesso come si chiama, ma dopo ve lo vado a cercare e ve lo metto in descrizione. Tramite questi tiranti ha un aggancio per il microfono e in pratica voi mettete il microfono una volta e poi lo lasciate lì per sempre. Quando arrivate montate la cassa, attaccate questo jack. Quando arrivate montate la cassa, attaccate questo Canon che c'è qua, lo collegate e praticamente avete già il microfono della cassa collegato. In più è sempre nello stesso identico posto, quindi è una figata. Ciao. Altro consiglio, ci serve il gaffa colorato o qualsiasi scotch, sarebbe meglio colorato, e un coltellino. Vi consiglio di portarvi dietro sempre un coltellino, tipo coltellino svizzero come questo, o comunque un coltellino multifunzione, perché vi torna utile sempre. Cioè avere un cacciavite, un coltello, delle pinze e anche ad esempio un paio di forbici ci serve sempre. Infatti oggi userò proprio queste forbici. Praticamente andiamo a prendere dello scotch, essendo grande lo tagliamo in due in questo modo e andiamo ad applicarlo in questo modo, vedete? Se noi lo facciamo a tutti e tre i piedini, quindi 1, 2, 3, la prossima volta arriviamo, posizioniamo il rullante direttamente in quel punto e il nostro rullante sarà già posizionato perfettamente per essere suonato. Ecco qua, questa cosa si può fare ovviamente per tutte le aste e anche per i pedali in questo modo. Ovviamente per quanto riguarda il pedale del Charleston si farà la stessa cosa e soprattutto io lo uso anche per i piedini della cassa. Quindi facendo così per tutte le nostre aste e tutti i nostri piedini ci mettiamo la metà del tempo per montare la batteria. Altra cosa che può sembrare stupida ma non lo è questa, vi porto in furgone. Non si vede, però questa è una borsa dei piatti e dentro però non ci sono i piatti, ma ci sono, se riesco a aprirla con una mano, delle pelli di ricambio. Ragazzi, portatevi sempre delle pelli di ricambio, perché se vi si rompe la pelle del rullante cosa fate? Annullate il concerto? Non si può. E se vi si rompe al primo pezzo, quindi portatevi una pelle del rullante, anche una pelle vecchissima, chi se ne frega. I tom volendo potete anche non portarli, però la pelle del rullante della cassa e anche la pelle del rullante sotto dovete portarla per forza. Ah, dimenticavo, ultimissima cosa, quando andate a smontare la batteria e dovete metterla nelle borse, sapete che c'è un modo molto più semplice del modo normale. Tolgo il microfono un attimo, anche se in realtà se mi vedono mi ammazzano, ma tanto quando vedranno questo video non mi potranno più dire niente, quindi sono a posto. Allora, di solito noi siamo abituati a mettere in questo modo la borsa e poi mettergli dentro il timpano, però la borsa incomincia a muoversi in questo modo e facciamo una fatica pazzesca a far entrare il timpano o qualsiasi altro tamburo. Allora prendete in mano la borsa e fate il contrario, praticamente mettete la borsa nel tamburo così e poi andate giù. Vedrete che sarà molto più facile, io l'ho messo in quanto un secondo. Anche il video di oggi è finito, vi ricordo di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, ricordatevi di mettere mi piace e commentare, mi raccomando. Andate ancora sul mio Instagram e andate sul sito GasTube. Un saluto da Olmo di Gattatico in provincia di Reggio Emilia e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!